ringrazio di essere qui oggi alla presentazione della 15ª edizione del Salsa 8, delle 6 e dalla decima, no? La decima. Decima. Allora, quest'anno insomma, abbiamo cercato di, poi ne parleranno ampiamente Pasquale, abbiamo cercato di creare una continuità nel tempo e per cui abbiamo creato una sorta di doppio palinsesto che è ottobre-dicembre e gennaio-aprile, come poi è elencato nella brochure. Questo per far sì, da una parte, creare questa consuetudine alla cultura, al libro, agli argomenti, ai temi, ai personaggi, da un'altra per dare alla struttura, per cui al consorzio, questa, diciamo, mission sempre più da industria culturale. Per cui per fare questo ci vuole appunto una dislocazione del tempo, come abbiamo messo in atto con questa edizione, è abbastanza ampia. I due segmenti hanno un valore, da una parte il primo, il lato oscuro del paese, da reportage, da inchiesta, da mistero, dai fatti che hanno in qualche maniera travestito ancora tutti gli aspetti del nostro paese attraverso personaggi e anche libri, e l'altra, la letteratura, giovani scrittori e scrittrici di questo paese affermati che attraverso storie di casi italiani hanno narrato dal punto di vista letterario. Per cui, diciamo, è uno sforzo notevole che poi va a riempire anche questo aspetto, diciamo, invernale. Di solito si svolge tutto l'estate, adesso abbiamo cercato, almeno noi nel nostro piccolo, di far sì che anche l'inverno ci sia un'occasione di incontro e di discussione. Questa è una parte che riguarda il Salotto, poi ci sono anche altre iniziative, tra cui l'arte venerdì sera, che è stata una molto interessante, e la cosa che mi ha stupito, che vorrei appunto comunicare, era la presentazione di un libro abbastanza, diciamo, di nicchia, le opere di Pascal di De Luca Editore, un catalogo abbastanza complesso, e invece ci siamo trovati di fronte a una marea di gente, di giovani, ma soprattutto un'altra gente. Non abbiamo fatto nella pubblicità, e questo però la dice lunga sulla fame, sul bisogno, sull'esigenza che c'è. E evidentemente anche il luogo comincia, come dire, ad essere, siamo anche reduci da 5 serate del quartiere dell'arte, dove questo spazio è stato palcoscenico, che sono andate benissimo, per cui ecco, oltre a quelle che abbiamo già fatto, oltre a quelle che c'è, ci saranno altri palinsesti che riguardano appunto l'arte, il teatro e il cinema, che stiamo affrontando, per cui di fatto il consorzio si candida ad essere, con i fatti, un luogo di grande discussione. Tutto questo è stato possibile ancora una volta in questo particolare momento di crisi economica seria, molto seria, soprattutto per la cultura. Sabato c'è stato anche questo Biblio Pride a Napoli, con tutte le biblioteche d'Italia, dove praticamente si è discusso della grande crisi degli spazi, con toni abbastanza complessi e gravi, dove si addirittura si arriverà, non so, appunto a chiudere strutture.
finanziamenti. Io da parte mia devo dire che noi, non lo so, non dovrei nemmeno dire, no, insomma noi siamo un po' fortunati, forse, che ne so, siamo riusciti a farci capire, a far soprattutto amare le nostre, i nostri progetti, però insomma ce la stiamo mettendo tutta in un momento come questo. Però dicevo, di nuovo, tutto questo è possibile grazie al grande, grande sostegno che non mi stancherò mai di dire dell'Unione Industriale di Viterbo, con il suo presidente Domenico Merlani e il suo direttore generale Torino Desigliano, che veramente li accompagnano in una maniera che non saprei, dovrei scriverci veramente un libro, perché si è sposata bene questa, questo pubblico e privato, si è sposato bene in tanti motivi, al di là dei progetti che sottoponiamo, ma si è sposato anche nella trasparenza, anche nella gestione proprio del denaro, e questo è un fatto straordinario che io ho intenzione, diciamo, anche di, ora vediamo con il tempo, di codificare in una maniera più istituzionale, perché chiaramente la cultura non può assolutamente oggi pensare di poter andare avanti con il futuro, non ce la fa. Ringrazio anche l'assessore Fraticelli che sul piano della logistica e sul piano di alcune appunto indicazioni ci ha fatto sentire l'appoggio e soprattutto anche in maniera appunto concreta la sua vicinanza, come sempre,